Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il noto cantante Jovanotti ha vissuto un grave incidente in bicicletta a Santo Domingo il 15 luglio 2023, riportando fratture alla clavicola e al femore. Dopo un intervento chirurgico, le sue condizioni non miglioravano, costringendolo a un ulteriore intervento a gennaio. Per mesi ha dovuto utilizzare stampelle e rimandare i suoi concerti, subendo ingenti danni economici. Secondo quanto riportato da Open, le sue aziende, Sole Luna e Yo Company, hanno subito una perdita di 6,5 milioni di euro di fatturato nel 2023 e oltre 1 milione di euro di guadagni. Nel 2024 la situazione dovrebbe rimanere simile, con i concerti posticipati al 2025. Nonostante ciò, le società di cui la moglie è socia continuano a generare entrate consistenti. Dettagliando, a causa dell'incidente, Jovanotti ha registrato un fatturato di 1,6 milioni di euro con Sole Luna, contro i 2,7 milioni dell'anno precedente, e un utile di 547 mila euro, o 153 mila euro nel 2022. Con Yo Company, i ricavi sono crollati a 640 mila euro, rispetto ai 6,1 milioni dell'anno precedente, e l'utile a 139 mila euro, o 142 mila euro nel 2022. Nonostante ciò, la situazione finanziaria del cantante rimane solida grazie agli incassi passati. La Yo Company ha anche effettuato un investimento di circa 500.000 di euro, dividendo le quote tra il fondo Anima e le azioni SICAV DWS Floating, con un guadagno di 18.000 euro in breve tempo.